Hola a tutti, buongiorno. Oggi è sabato 3 giugno, può essere? Sì, dovrebbe essere sabato 3 giugno e vi accompagnerò e mi accompagnerete in questo vloghetto. Non so, sto pensando di fare dei vlog settimanali. Avevo già iniziato in realtà un paio di giorni fa a girare un vlog, però poi come al solito il tempo non mi è stato favorevole, per cui avevo montato due o tre pezzetti, montato, avevo girato due o tre pezzettini e vabbè così. Sono costretta a tenere un pochino, ballate con me, scusate, ho montato finalmente l'aggeggino per tenere il cellulare in macchina e sono riuscita a farmelo comprare al maritozzo. Me l'ha preso e allora finalmente posso cominciare a vloggare in macchina, anche perché forse mi vedete un po' leggermente storta, non lo so, e l'ho fatto montare qui, diciamo, nella parte sinistra rispetto alla seduta del guidatore, perché secondo me è il posto migliore per poter filmare. E sapete dove sto andando? Sballonzolerete perché come al solito non abbiamo le strade del nord qui e il cellulare più meglio di così non si può bloccare. E sto andando dalla parrucchiera, mamma mia, no, troppo tremolante però, come si fa? E se fa che solo così lo posso tenere. E sto andando dalla parrucchiera a tagliarmi i capelli, come avevo annunciato in qualche video fa. Adesso non so quando riuscirò a caricare questo vlog, però sappiate, perché ne ho girati, sono riuscita a girare diversi video in questi ultimi giorni, diciamo nel giro di 2 giorni ne ho girati 5 o 6 addirittura, perché non mi sembrava vero di poter avere un attimo di tempo a disposizione e quindi mi sono messa sotto e ho girato e mano a mano li caricherò, quindi non so quando caricherò questo vlog, però sappiate che oggi, sabato 3 giugno, sto andando a tagliare, anzi sabato 4 giugno, ecco, mi dice l'orologio della macchina, qui il datario della macchina, sto andando a tagliare i capelli. Non ho la più pallida idea di che cosa fare, ma siccome mi avrete fin sopra la cima dei capelli, appunto, di questa tortura che vi propino tutti i giorni, o comunque tutte le volte che accendo il tablet, ho deciso di tagliarli un bel po', un bel po'. E il capello lungo è bello se è sano, se è curato, insomma, se è corposo. I miei capelli non sono più quelli di una volta, l'ho già detto in tanti video, e quindi basta, ho deciso che vado a tagliare. Farò un bel taglio drastico, voglio cambiare anche colore, adesso mi consiglierò con la mia parrucchiera di fiducia. E vediamo un attimo che cosa ne verrà fuori. Lo vedrete sicuramente in questo vloghetto. Il maritozzo lavora, i ragazzi, Riccardo sta per andare ad allenarsi. Un sabato così di ordinaria follia. Sì, va, sì, di ordinaria follia. Che in casa nostra, mi dispiace se sentirete, adesso non so, poi lo riascolterò una volta girato. Mi dispiace se sentite parecchi rumori di sottofondo, ma non ho voglia di accendere ancora l'aria condizionata, il condizionatore, e quindi sono con i finestrini leggermente abbassati. Mi perdonerete, non è vero, non è vero. Tra 3 giorni finisce la scuola, grazie a Dio, e sta bambina santa ha praticamente già, non so se già ve l'ho detto in un video che poi vedrete, comunque, rossetto sui denti. C'ho sempre questo terrore del rossetto sui denti. Dunque, ha un libro di matematica, un libro di italiano, sapete quelli con tutti gli esercizi, più 2 libri e mezzo da leggere, perché mezzo se lo sono già letto a scuola, e un libro di inglese da fare, e addirittura ha avuto i compiti da tecnologia e, se non sbaglio, anche da arte. Francese non so che cosa gli darà, ma sicuramente gli darà compiti. Vi dico solo che mercoledì, che sarà l'ultimo giorno di scuola, mercoledì 8 giugno, mamma mia, qua balliamo tutti, e 4 ore di lezione fanno solamente, escono alle 12:10, l'ultima ora dell'ultimo giorno di scuola, nell'ultima ora la professoressa di arte
ha dato da studiare e da fare un questionario. Parliamone, parliamo. Da una parte è buono perché i professori diano la possibilità ai ragazzi di poter recuperare, no? Fino all'ultimo, però comunque la tensione è notevole, è notevole. Vedete che belle strade che abbiamo qui ai Castelli Romani, zona ridente ai confini, diciamo ai limiti di Roma, nella quale io vivo, ma le strade fanno schifo. Il posto è molto carino, ma le strade fanno schifo. Che dirvi? Niente, questo è, vediamo questo vlogghetto come andrà avanti. Io ci provo, ci provo come sempre. Ho già tentato 2 volte e poi ho dovuto cancellare tutto. E niente, tutto qua. Che vi, no, volevo dire un'altra cosa. Ah, oggi sono stata ad Acquasapone, poi vi monterò il video. Monterò come se io fossi capace a montare i video. Girerò il video perché sono proprio una disastrosa YouTuber da questo punto di vista. YouTuber, vabbè, chiamiamosi YouTuber, mi fa proprio ridere sta cosa, vabbè, una pora derelitta. E ho trovato delle cosine molto 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 interessanti che vi presenterò poi nel video. Vi farò il solito video degli acquisti di acqua e sapone, solito, in realtà non è solito nella tipologia, ma in realtà poi i prodotti sono sempre diversi, no? Non sono mai uguali e quindi sono comunque tutti video poi sempre originali a mio avviso. Trovo che Acquasapone sia veramente una fonte preziosa per noi fissate di prodotti. E tra l'altro ho trovato, ma poi ripeto, li vedrete poi, ho trovato addirittura la Garnier che ha tirato fuori una linea di bagnoschiuma, esatto, di bagnoschiuma, questo Caddafà. Allora, non esiste un parcheggio non a pagamento in tutto il sud, insomma, nel paese, nei paeselli qui circostanti, nei quali io mi appresto, mi accingo a vivere. Non esistono parcheggi non a pagamento. Quelli che non sono a pagamento, ovviamente, quei pochissimi che non sono a pagamento, sono sempre strapieni. Miracolo, ho trovato il posto. Sono le ore 13:44. Ho preso appuntamento per le 14. In maniera tale c'era uno al parcheggio. C'ho il terrore che faccio una figuraccia. E in maniera tale che trovavo parcheggio alle 2 del pomeriggio, spero di stare fuori per le 5 perché, visto quello che dovrò fare, la mole di lavoro che dovrò fare, sarà un bel lavorone. Mi vedrete tutta nuova. Vabbè, ci vediamo dopo quando esco dalla parrucchiera. Allora, eccomi qui con il mio nuovo taglio. Mi vedete? Tutto quanto. Chi è? Mi vergogno. Tutto quanto scalato e ho dato una bella tagliata, l'ho fatto tutto sfumato dietro, cortissimo, poi ve lo farò vedere meglio quando arriverò a casa e sono felicissima, ma ora devo lasciare il parcheggio perché c'è una persona dietro che mi aspetta per prendere il mio posto e sono contentissima, ho levato tutto, c'è ancora un po' di permanente sotto, scusate. Scusate, ecco qui. C'è ancora un po' di permanente sotto, però posso lasciarla. Da una parte mi fa anche comodo perché posso fargli asciugare ancora con il diffusore, quindi in previsione di andare poi al mare, insomma, preferisco, tutto sommato mi fa anche più comodo che sia così. Ma sono felicissima, che ne pensate? Che ne pensate di questo taglio? A me piace moltissimo, li ho schiariti anche un bel po' perché la ricrescita purtroppo è un dramma. Quando sono arrivata prima dalla parrucchiera non credeva, non ricordava che fossi andata a fare il colore neanche un mese fa, 25 giorni fa più o meno. Ho una ricrescita spaventosa, ragazzi, ma io sono felicissima, io sono contentissima di questi capelli. Veramente contenta, mi sento il collo un pochino spoglio, devo dire la verità, però sono contentissima.
Chissà adesso quando arriverò a casa che cosa mi diranno. Vi farò. Accenderò la telecamera, la videocamera, qua il cellulare in realtà, qua le videocamera. E vediamo un attimo, sono troppo curiosa. Adesso in teoria dovrei andare a comprare l'acqua frizzante al Maritozzo ai ragazzi. Io la bevo sempre naturale, ma loro invece no. E solo che ecco, sono entrata dalla parrucchiera, avevo appuntamento alle 2, il sabato è un casino, infatti io difficilmente il sabato vado a farmi i capelli. E sono uscita, ecco, sono le 18:10, sono uscita praticamente da 10 minuti appunto, il tempo di arrivare in macchina. E va bene, e non lo so ragazzi, che dite? Che dite? Io sono contentissima, proprio contenta, contenta anche perché i tagli corti tutto sommato mi piacciono, poi corti, in realtà mi era preso quasi lo schiribizzo di farli ancora più corti, di fare proprio un carré, poi ho detto no, meglio di no perché l'estate al mare, diciamo, preferivo comunque avere una lunghezza da poter legare e non sembrare uno spauracchio, perché facendo poi un mese di mare, il taglio troppo corto va fuori taglio, sto sempre in disordine. No, ho preferito insomma lasciarmi comunque un po' di lunghezza davanti, non mi ci so vedere adesso con i capelli troppo troppo corti, ma sono troppo contenta, vabbè ho parlato 10 minuti dei miei capelli, ma sapete sono abbastanza euforica, euforica. Certo che per noi donne i capelli sono tutto, io non lo so, ma voi come vi rapportate con i vostri capelli? Mi sentite sempre parlare dei miei capelli, non sono mai soddisfatta? Voi che rapporto avete con i vostri capelli? Io lo avevo ottimo e poi purtroppo col passare degli anni, con le problematiche insomma che ho su sti quattro peluzzi, però avendoli fatti tutti sfumati dietro e scalati ma in una maniera un po' particolare, sembra che ne abbia molti 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 di più. Poi vi farò vedere, casomai mi rifilmo un attimo nel bagno. Va bene. Adesso mi vado a prendere, vado al mio Todis a prendere quest'acqua e poi corro a casa perché non so nemmeno che cosa fare per cena stasera. Boh, non ho la più pallida idea. Vediamo un po' che cosa mi suggerirà l'estro. A dopo. Dopo, sì, se riuscissi anche a spegnere. Allora, eccomi qua, tornata a casa. Questo è il nuovo taglio. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, forse così riuscite. Parte il casino, che c'è sulla mensolina, ma che ce frega a noi. Questo è il nuovo taglio. Eccolo qui. Eccolo qui. Vedete, è tutto sfumato. In realtà da qui purtroppo non si vede granché bene. È tutto sfumato, in maniera tale che sembrano molti di più. Sotto sono corti, vedete? E poi sopra, sono comunque tutti scalati. Ho alleggerito il colore, alleggerito per me vuol dire, poi adesso qui ci sono anche luci fredde, bisognerebbe vedere la luce del sole. Eccoli qua, insomma, questo è il mio nuovo look, il mio nuovo look. Io sono contentissima, vi devo dire la verità, la frangetta la continuo a far crescere. Ovviamente adesso c'è ancora un po' di permanente, diciamo, da qui, sì, più o meno da qui in giù. Quindi volendo li potrò anche asciugare, dove devo guardare io? Oddio, scusate, mi sento, guarda qua. Volendo li potrò anche asciugare, ancora con il diffusore, mi ha detto la parrucchiera, per avere un effetto mosso, poi li vedrete, insomma, certo, belli così, solo quando vado dalla parrucchiera. E va bene. Che dirvi? Adesso vado a togliere un po' di spesa dal... Guarda di qua, vado a levare un po' di spesa che ho fatto dalle buste e niente, vediamo più tardi che cosa preparo per cena.